c'hanno suoni. Insomma, oggi Golda Briga ci insegna a fare il bulu. Il bulu è un dolce che accompagna un buon caffè. E ora vediamo come si fa. Per un chilo di farina usiamo questi ingredienti: shmarim, 50 grammi di lievito di birra, kos vareva, un bicchiere e un quarto di zucchero, kos pachot reva shemen, 3 quarti di bicchiere di olio, kamun shel margaz de kamun, semi di finocchio, nigella, detto anche cumino nero, tzimukim e uva passita. Betat. È un uovo. E qui ci abbiamo anche il sesamo che servirà a decorare. Andiamo a mettere dell'acqua tiepida sopra al lievito. Naturalmente abbiamo anche la farina. Per un chilo di farina. Ecco, per un chilo di farina usiamo questi ingredienti: zucchero, olio, un uovo, un cucchiaio di nigella circa, un cucchiaio abbondante di semi di finocchio, uva passa, un bel bicchiere pieno di uva passa. Ecco, il lievito si è allentato un po'. Lo allentiamo un altro pochino. Abbiamo aggiunto anche in questa farina una bustina di lievito per dolci. Ecco, ora iniziamo ad impastare aggiungendo dell'acqua. L'acqua va aggiunta lentamente e si impasta. Attenzione ad aggiungere l'acqua lentamente. Si impasta pian pianino fino al punto in cui l'impasto non si deve incollare più alle mani, secondo Golda. Lo sabdika, im zenidba, colori bagna. Ecco, bisogna impastare finché non si incolla alla mano. E il test lo facciamo con la mano sinistra che è pulita. Già non si incolla più, quindi va bene. Alcune persone usano fare il bulu, impastarlo la sera, specialmente d'inverno che non è molto calda la temperatura, impastarlo la sera, lasciarlo tutta la notte a lievitare per poi infornarlo l'indomani mattina. Mettiamo un po' di olio sulla mano e ungiamo tutto intorno l'impasto in maniera tale da farne un corpo unico. Ecco. E quindi lo copriamo e lo mettiamo a lievitare. Togliamo le teglie dal forno, lo accendiamo a 180 gradi. Prepariamo le teglie con la carta forno. E ora scopriamo l'impasto, è passata più di un'ora, un'ora e mezza, vedete che già è ben lievitato. Golda si unge le mani di olio e unge anche il piano dove lavorerà di olio, poi prende l'impasto, eccolo qua tutto insieme, lo maneggia poco poco. E poi con la mano ne fa dei piccoli pezzi.
Golda non ha bisogno di una bilancia, come vedete. Un piccolo movimento a ruotarlo verso l'interno e poi una forma leggermente allungata, si ruota e si fa la prima formetta e così via. Vedete? L'impasto si ruota verso l'interno in maniera tale da mantenere all'interno l'aria. Intanto da una parte abbiamo preparato un uovo bianco e giallo insieme battuti e il sesamo con il quale poi andremo a decorare il bulu. Ecco, di nuovo li copriamo e lasciamo lievitare per 5 minuti circa. Ecco, abbiamo aspettato 10 minuti e adesso ci lavoriamo i nostri buli. Con l'uovo e il pennello li pennelliamo. Passato l'uovo, con la mano spruzziamo un po' di sesamo. Ecco, una piccola aggiunta, questa è una creazione di Golda, un pochino di zucchero in alto, una spruzzatina appena appena. E con un coltellino molto affilato o addirittura con una lametta da barba incidiamo due tagli profondi almeno un centimetro e mezzo. Ecco, adesso inforniamo il bulu col forno ventilato. Possiamo introdurre anche tutte e due le teglie. Sempre a 180 gradi. Passati circa 40 minuti di cottura ed ecco che Golda tira fuori il nostro bulu. Abbiamo aspettato che si freddassero e adesso le apriamo, come vedete. Golda, com'è il bulu? Taimod. Bederklal, erze. Sofadeh, ma stai? Ve a caffè bayad, ve a DJ olech. איזה כיף. טעים, נכון? ממש. מוליאם הסג'אר, יוסטו בולו, גולדה, אה? משהו משהו, אה? אם בעלך לא היה כאן, הייתי מנשק אותך בשביל זה. בראבה, כל הכבוד. בראבה, בראביסימה.